Cari amici tencaristi, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di costruzione su Arechebari. Oggi vi voglio parlare di un dressing molto interessante che è quello della Ryutakebari. La Ryutakebari è una mosca che è stata pensata e realizzata dal tencarista giapponese trapiantato in Italia, Ryuta Okano. Ryuta è un mio caro amico ed è stato così gentile da darmi il permesso di realizzare un video costruttivo sulla sua Kebari. Andiamo a vedere i materiali che servono per costruire questa mosca. Allora, ami. L'amo ideale per questa mosca deve essere sul 12, misure del 12 e del 14, e la forma ideale è a gambo dritto, deve essere un amo abbastanza lungo. Un'idea di amo che si avvicina all'amo ideale per la Ryutakebari è il Tienko 103BL. Per realizzare il corpo, invece, andremo ad utilizzare un filo da merceria di colore nero, piuttosto spesso. Il fatto che sia spesso ci aiuta a realizzare il corpo molto più velocemente. Per separare torace e addome, creeremo uno spot color argento con del tinsel argentato. Muovendoci verso l'occhiello, troveremo le Eccles in gallo marrone, queste, vedete, io utilizzo questo gallo che è abbastanza scuro, ma so che Ryuta utilizza un gallo di un marrone un pochettino più chiaro. Dopodiché avremo la caratteristica principale della mosca, che è la grossa ala in pelo di cervo, che va fissata sul dorso della mosca. Allora, da sapere sul pelo di cervo è che per questo dressing deve essere il più bianco possibile, perché la mosca deve essere ben visibile al pescatore sia sopra il pelo dell'acqua che sotto il pelo dell'acqua. Per chiudere il dressing e realizzare la testina della mosca utilizzeremo un filo floss color arancio o rosso fluo. Questi sono i materiali che servono a costruire questa mosca. Andiamo a vedere i passaggi costruttivi insieme. Allora, partiamo con il nostro filo di montaggio nero e andiamo a realizzare, in prossimità della curvatura dell'amo, l'addome della nostra mosca. Lo facciamo bello corposo. Non fate la mosca troppo sottile, perché in realtà non dovrebbero esserci grosse differenze in termini di catture, però almeno fate un insetto un po' sostanzioso, Io amo fare la mosca un po' corposa. Poi andiamo a attaccare il nostro tinsel argento. Lo spot non deve essere proprio diciamo particolarmente grosso. Basta dargli un tocco d'argento, insomma. Prendiamo l'eccedenza, andiamo a girare il nostro filo argento, il nostro tinsel argento, intorno al gambo dell'amo. Io amo farlo bello vistoso, quindi ripasso più volte, ma in teoria si potrebbe fare anche una volta sola. Andiamo a fissarlo e qua siamo a posto. Ok, a questo punto andiamo a realizzare un pochettino di torace, un inizio di torace. Non attaccate subito le Eccles, perché non è quello che prevede il design, il dressing iniziale. Il dressing originale, scusate.
Allora, abbiamo realizzato un po' di addomi, poi andiamo a prendere le nostre ankles di gallo marrone, vedete, le due ankles, e le andiamo ad appaiare e a fissare sul gambo dell'amo. Poi andiamo a creare il nostro collarino di ankles. Tagliamo le eccedenze. E rimuoviamo le ankles non necessarie. Allora, vedete che a questo punto abbiamo il nostro corpo formato con le ankles. A questo punto dobbiamo andare a fissare l'ala in pelo di cervo in questa maniera, qua sopra. Per fare questo andiamo a rimuovere le ankles che stanno sopra dove andremo a fissare l'ala. Ok, una volta che abbiamo reciso le ankles sulla parte dorsale dell'amo, della mosca, andiamo ora a fissare l'ala in pelo di cervo. Questo è il passaggio più difficile e più complesso della costruzione della mosca. Allora, per prima cosa andiamo a fissare il nostro floss color rosso, che è leggermente più fine del filo di montaggio e ci permetterà di fissare l'ala con più facilità. Così. Una volta fissato il filo rosso sopra il filo di montaggio, il floss sopra il filo di montaggio, andiamo a recidere il nostro filo di montaggio, e a questo punto vedete che siamo a posto e possiamo andare a procedere a montare il ciuffo in pelo di cervo, l'ala in pelo di cervo. Allora andiamo a selezionare il ciuffo in pelo di cervo, che non deve essere né troppo corposo né ovviamente troppo scarno. Allora, una volta selezionata la giusta quantità, andiamo a decidere la base. Qui, a fare un buon lavoro, bisognerebbe utilizzare un pareggiapelo per tenere il pelo di cervo tutta la stessa lunghezza, però io non ce l'ho, quindi mi arrangio con quello che ho. Andremo a fissare il pelo di cervo facendo sì che le estremità vadano leggermente oltre la curvatura dell'amo. Questo poi è un po' anche a piacere vostro quanto lo tenete lungo, però non deve essere troppo lungo né troppo corto, ovviamente deve essere una via di mezzo, insomma. Allora, poi andiamo a realizzare un primo giro morbido, un secondo giro morbido, e poi tiriamo verso l'alto, e poi andiamo a, vedete, una volta fatto questo, andiamo a fissare con un giro un po' più serrato. Una volta fissato il ciuffo, andiamo a recidere l'estremità, diciamo la parte di pelo di cervo che non ci serve, voilà, vedete che abbiamo il nostro ciuffetto, e poi andiamo a, diciamo, fissare bene il resto, e allo stesso tempo creiamo la nostra testina in floss rosso. A me piace fare una testina bella corposa e visibile, perché ho l'impressione che attragga il pesce più di una testina piccola. Realizziamo il nostro nodo di chiusura, voilà, vedete che abbiamo il nostro ciuffo perfettamente fissato in cima sul
Poi, scusate, andiamo a chiudere con un goccino di colla. Io uso Super Attack, io non ho una colla da usare per chiudere i nodi. Anche un bel effetto lucido al floss rosso. Se poi ci mettete due o tre veli di colla, quindi mettete il primo velo di colla, lasciate asciugare e poi ci mettete un secondo velo, viene un effetto ancora più lucido. Voilà, il nostro pelo è fissato, la nostra mosca è pronta, facciamo incidenza e la mosca è fatta. Allora qua abbiamo un ulteriore passaggio che può essere fatto a secondo, diciamo, se volete tenere il ciuffo di cervo alto oppure basso, potete fare una manovra aggiuntiva, una manovra costruttiva aggiuntiva. Se volete tenerlo così com'è, lasciate la mosca così com'è. Se volete abbassare un po' il ciuffo, dobbiamo dargli una fiammata con l'accendino, e fate in questa maniera: prendete l'accendino, prendete la fiamma e scottate leggermente in questa maniera, e vedete che come rimangono indietro le Eccles, e così siamo a posto. Le Eccles sono in posizione e la mosca è terminata. Per chiudere questo video, due parole sull'utilizzo della Ryuta Kebari in pesca. La Ryuta Kebari può essere utilizzata con diverse tecniche, tuttavia c'è una tecnica che rende meglio delle altre. Questa tecnica è la trattenuta accompagnata. La trattenuta accompagnata si fa lanciando la mosca a 45 gradi a monte dalla propria posizione e lasciando derivare la mosca trattenendola leggermente. Per realizzare questa tecnica in maniera efficace, dovremmo utilizzare due accorgimenti. Il primo accorgimento è quello di tenere sempre la canna molto alta a braccio teso, per far sì che solo la mosca, non il tip e non la level line, solo la mosca, tocchi il pelo dell'acqua. Se volete un aiuto, potete utilizzare anche canne da 4-4.5 metri, che vi aiuteranno sicuramente nel controllo della deriva. Il secondo accorgimento è quello di tenere la canna sempre a monte della mosca durante la deriva. Quindi avremo la nostra mosca qui, la nostra canna alta qui, e seguiremo la deriva tenendo sempre la mosca davanti alla canna. Con questi due accorgimenti dovreste essere capaci di realizzare delle ottime catture. Con questo è tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento qui sotto e condividete il video. Arrivederci e alla prossima puntata costruttiva su Ari Kebari. Ciao a tutti!